Buonasera a tutti ragazzi, bentornati, bentornati. Oggi puntata dedicata al maestro David Lynch e come ospite d'onore c'è il grande Davide Marra. Con Ciao! Mister Marra, che io stimo tantissimo perché anche lui è un grande divulgatore di cinema, abbiamo deciso di parlare appunto di David Lynch perché è uno degli autori, anzi per quanto riguarda è il mio autore preferito, perché credo sia uno dei registi più interessanti del panorama cinematografico mondiale. Per me è un patrimonio, come dico sempre. Tu che ne pensi di questa affermazione, Davide? Beh, assolutamente, dai, non è contestabile. Perché spesso dicerie di fondo, no? Ci dicono, eh no, perché parlare di Lynch è sempre un po' da fighetti. In realtà, parlare di Lynch è complicato. Dipende come lo fai. Esatto, perché essendo Lynch un autore complicato, perché comunque sappiamo che David Lynch è un personaggio imprevedibile, possiamo dire, cioè poliedrico, quindi istrionico, però Anche sempre coerente, meteorologo. ma sempre più che altro molto coerente con se stesso, cosa importante, perché la cosa che dimostra sempre nel tempo è Lynch è proprio la coerenza con il suo metodo, il suo modo di raccontare e dimostrare come ogni cosa autoriale possa prendere una nuova forma. È quello interessante di Lynch. Io lo chiamo il mutaforme del cinema. Lo chiamo. È il mio nick. Ok. Ho usato Mi gli altri. spiegherai bene, mi spiegherai bene la definizione. Sì, perché secondo me lui osa dove gli altri non osano. Nel senso, è uno di quelli che secondo me riscrive l'opera. Lynch. Sai. Ok. Come per dire, se quello è uno standard, diciamo, se io faccio un film horror e quello è il mio standard, invece percepisco che nella visione di Lynch quello standard evolve proprio. Sento come se lui fosse l'unica persona che sa raccontare in maniera diversa quel genere. Riesce a farmi calare all'interno di un percorso narrativo e quindi audiovisivo che gli altri invece ritengo più convenzionale rispetto a lui. Lui riesce a terrorizzarmi anche con piccole sfaccettature. Tu che ne pensi? Sulla parte del terrore di Lynch, poi magari andiamo nello specifico anche passando per i vari film. Il percorso di Lynch l'ho trovato sempre super interessante perché, allora, vabbè, partendo da Eraserhead, adesso faccio una disamina velocissima. Ovviamente quella è la forma embrionale del suo cinema, no? Quindi abbiamo un po' tutti i suoi elementi. Criptico, forse anche troppo, ma c'è tutto poi il cinema di Lynch. E con diverse poi diramazioni ha creato quella che si può definire, se così vogliamo, una sorta di trilogia che lavora sul concetto di narrazione, no? Quindi Strade Perdute, Mulholland Drive e Land Empire. E quello è un aspetto che va approfondito. Poi c'è il capitolo Twin Peaks, Poco cammina con me e l'ultimo Twin Peaks, che quindi parla di se stesso, proprio questo percorso che si evolve fino a divenire parte in modo diciamo virtuoso, quindi crea una sorta di cittadina anche fantasy con zone molto cupe, che però è anche sognante in un certo senso, è anche felice, ridente. È una cittadina con molte zone d'ombra. Poco cammina con me la distruzione, infatti, l'inizio ed è anche ovviamente tutto questo discorso metacinematografico. Quindi c'è un lavoro sulla serie TV, c'è un discorso appunto televisivo, poi sulle piattaforme streaming. Twin Peaks 3 è proprio cupa al 100%, cioè tutto quel lavoro che aveva fatto su Twin Peaks Cittadina diventa un incubo. Se nelle prime stagioni, poi in realtà dovremmo parlare della prima, la seconda è parzialmente sua, perché lo sappiamo, ma poi c'entriamo, è parzialmente sua e parzialmente di Frost, però in generale nella terza c'è proprio una distruzione totale, un'evoluzione dei personaggi che sembra proprio un decadimento anche fisico, no? Proprio perché chiaramente sono gli attori invecchiati, lui enfatizza questo discorso della senilità che io ho apprezzato molto e ho trovato anche raccapricciante, se vogliamo. Sono d'accordissimo. Ad esempio, la terza di Twin Peaks per me è stata devastante. Porca troia. Io l'ho trovata veramente. È qualcosa che è una vera e propria rottura con il passato, ma a suo tempo è veramente detonante. Cioè, anche perché ha questa struttura accrescente, molto, molto particolare. E soprattutto, soprattutto ecco, la famosa ottava puntata di Twin Peaks, Sì. te. Quello è il vero Sì. spartiacque di tutto, secondo me. Certo.
Ci dice quella Sì, è il componente onirica momento in cui talmente forte. secondo... Sì, è il momento in cui secondo Lynch nasce il male nell'uomo attraverso l'atomico. Esatto, è come se fosse il fulcro dell'inizio, cioè è quello che determina un principio, esatto, e è incredibile, perché tutta quella visione così, per molti astratta, ma semplicemente visionaria, riesce a, comunque a coniugare vedute, insomma, innanzitutto di rara fattura, perché anche messa in scena è interessante, Madonna, e, corta la giocando mo... rovescia. Sì, esatto, e poi giocando con questi anche soggetti un po' particolari, oscuri, no? Mette in evidenza esattamente proprio come l'intero umano come emerge in quel caso, e come lo fa emergere è inquietantissimo, è... Pam! È Sì, appunto, è secondo me, guarda, un'esplosione. sì. Secondo me un discorso interessante che si può fare su Lynch è questo. Perché effettivamente ci sono molti anche che lo definiscono come un burlone che butta tutto a un caciara per non far capire un cazzo al È pubblico vero, e molti dicono questo. tentare di stregarlo. In realtà lui fa un lavoro che è molto intelligente. Quando tocchi alcune sensazioni, come la paura, dovremmo parlare anche di paura poi se riusciamo in questa live, tu non puoi spiegare tutto. Infatti. Perché la paura... Quella è veramente più sconcertante per quanto riguarda l'essere umano, è la paura dettata dalla non conoscenza, no? Anche la xenofobia cos'è fondamentalmente? La paura di qualcosa che non conosci. E quindi nel momento in cui tu riveli troppo le carte, tutto questo crolla ed è la motivazione per cui molti suoi film hanno volutamente delle zone incomprensibili, ma quell'incomprensione ti serve per farti provare terrore, perché tu non sai bene in cosa... verso cosa stai andando incontro, cioè strade perdute, c'ha delle sequenze che tu non riesci a decodificare bene. Poi si può anche fare un lavoro di vera e propria parafrasi, cioè mettersi lì, allora dunque, Mulholland Drive in realtà è questo perché bam bam bam. Però l'intento finale qual è? Che sia, ripeto, in strade perdute, Mulholland Drive soltanto per quanto riguarda l'aspetto del terrore è questo, cioè metterti in condizione di trovarti completamente disarmato davanti alle immagini che ti mostra, e in Mulholland Drive questa cosa è abbastanza evidente con la sequenza di quella specie di mostro che appare all'improvviso, e quella è proprio la costruzione perfetta della fobia di Lynch. Quindi ti riprende un personaggio che sembra anche un personaggio problematico all'interno di quel caffè. Questo personaggio che racconta il suo sogno, e quindi parti piano piano, e a un certo punto spunta quel mezzo jumpscare, poi quella è un'attrice tra l'altro, di quella mostruosità, e tu hai paura non per l'immagine in sé, ma hai paura perché Lynch è riuscito a farti entrare all'interno della mente di quell'individuo. Quindi quella è semplicemente la rappresentazione della sua paura non comprensibile, che tu non capisci. Quindi, che cazzo vuol dire? Ho sognato un tizio che a un certo punto mi spunta. Ma i sogni molto spesso sono così, la paura molto spesso è dettata da questo. Poi, se vogliamo appunto continuare sul discorso della paura, che secondo me è interessante, perché io trovo poco stimolanti gli horror contemporanei, levate alcune eccezioni meravigliose. Vabbè, i soliti nomi, dai, The Witch, questi Sì, qua, The sì, Lighthouse, Eggers, Ari Aster. Eggers, sì, anche il cinema di Jordan Peele, che comunque è un Anche. cinema però che io trovo più sociale e politico, quindi Sì, è c'è più molto accomunabile più. a Romero che alla paura, al terrore puro, cioè io non provo molto, non provo terrore per il terrore, quello inteso come incomprensibile, semmai come Romero ti mette davanti all'orrore dell'essere umano, cioè cosa l'essere umano è disposto a fare per appunto, varie Certo, motivazioni, uno che sia scopo, sì. classismo, razzismo, quello che vuoi. E invece Lynch gioca proprio su un discorso di sensazione che è tipico di un, si può associare a un Buñuel, se vogliamo, o comunque un altro tipo di cinema che non è replicabile secondo me, cioè non esiste un altro che attualmente continua, almeno personalmente, a farmi così paura. Cioè io veramente nei film di Lynch provo terrore che non so spiegarmi. Cioè Ti quando vedo capisco. un film, ecco, di Jordan Peele, ma anche lo stesso The Witch, dico, porca troia, è un film meraviglioso, intelligentissimo, ho capito dove vogliono lavorare, quali sono i punti, ok, magari The Witch lavora più su un discorso di... è legata alla religione, al Certo. pensiero che tu hai, eccetera. Quindi quelle persone sono portate a pensare a determinate cose, gioca sull'ambivalenza, ma davvero stanno vedendo queste cose o il loro pensiero che vede queste cose ma non ci sono, no? E invece
Lynch non te lo spiega. Cioè, l'urlo finale di Laura Palmer in Twin Peaks 3 è qualcosa di terrificante, proprio perché ti sposta in un piano che non è più quello della... come posso dirti, dello spiegabile, okay? Esatto. Cioè, a un certo punto ti dice, ma questa è la realtà, cioè in che anno siamo? E tu rimani così perché dici, porca troia, tutte le mie certezze sono crollate in un secondo, come cazzo, esatto, hai fatto? Ma lui è quello, e lui è anche quello che a me personalmente ha sempre creato interesse, soprattutto perché mi ha sempre spiazzato emotivamente, anche quando magari fa dei dialoghi semplici ma che vengono contornati da delle latenze, tempi lunghi. Ad esempio, Twin Peaks 3, il pezzo quando loro vanno nella casa con insieme a Laura Dern, che stanno sulla scaletta, e passa 2 minuti, mamma mia, che si guardano e comincia a sorridere uno l'altro e comincia a ridere senza dire nulla, e lì sei in attesa di qualcosa che non arriverà mai, ma sei in attesa di un dialogo che in realtà non si valiserà mai. È terrorizzante. E quella scena a me mi spiazza. È terrorizzante. Ti dico la verità, lì ci sarebbe un lavoro da fare per analizzare tutta la componente tecnica che ti porta a provare quelle sensazioni, soprattutto per quanto riguarda il sound design, che è qualcosa di incredibile. Mamma mia, veramente, no, ma nessuno come lui. Vabbè, lui è anche un musicista, in realtà. Sì. Quindi quello è essenziale, ed è un lavoro che, ripeto, veramente nessuno fa a tale livello, ma non ho neanche particolare voglia di approfondirlo, perché non voglio scoprire i trucchi dell'illusionista in questo caso. Sono d'accordo, però, con te. Strano, ovviamente mi capita al contrario, ma riesce così tanto a portarmi in una situazione di veramente di questo patto narrativo che lui mi crea come nessun altro, che a un certo punto dico, ok, nel senso, capisco quello che dovrei studiare per capire appieno come è riuscito a farti arrivare quel senso che definivi tu, quel senso di inquietudine anche sul nulla, appunto. Sul sì, dialogo. Infatti. Però non voglio approfondirlo troppo, perché altrimenti poi, vedendo i fili, no? Le marionette, magari... rischi e poi si rovina la magia. È vero. È l'illusionista che ti rivela il trucco, no? Invece io voglio vivere in questa illusione terrificante. E quindi sono tutti dei piccoli dettagli di cui non ti puoi accorgere immediatamente. Magari la terza, quarta visione ho cominciato a capire alcune cose pure su, non lo so, Strade perdute o Velluto blu. E c'è un lavoro di piccoli suoni, ad esempio anche il suono, no, sempre per quanto riguarda Twin Peaks, no, di quella sorta di albero. Sì. Che è proprio... strano, cioè ti evoca un qualcosa che sembra una sorta di feto misto ad un vegetale, non hai molte spiegazioni. Già magari in Land Empire è più evidente, perché lì gioca molto su un mix di varie ottiche, quindi tipo la scena in cui dialogano con la signora un po' anziana, no? C'è il fisheye a un certo punto, poi cambia e ti fa un'altra inquadratura, quindi c'è una tale alternanza di inquadrature e anche di tecniche digitali. Per esempio, a volte mette un utilizzo del digitale che sembra quasi malfatto appositamente. Sì. Anche in Twin Peaks 3, la scena in cui sì, si leva la faccia, c'è sotto quella cosa che sembra fatta male appositamente, ma in realtà anche lì continua a distruggerti i codici che ti aveva creato fino a quel momento per mandarti in confusione. Togli le sicurezze, hai detto bene, togli le sicurezze. Sì. Esatto, togli la maschera della sicurezza, lei te la leva e te lascia spiazzato. No, ma infatti io, perché sempre un altro appunto lato che adoro di Lynch sul piano narrativo visivo è proprio il fatto che lui è uno dei pochi registi che ama molto i tempi lunghi, queste latenze, questa voglia di dilatarlo, allungarlo il tempo, per far sì che anche in scene non parlate rimangano sempre molto evocative, nel senso che dove la scena stessa parla, cioè comunica qualcosa, e lo fa sempre con una scienza incredibile, che lui fondamentalmente è uno che ti invita, cioè ti apre la porta, te ce porta dentro, e tu sei convinto che tutto sia accogliente, no? Funzionale. In realtà lui ti illude che tutto sia veramente così familiare a te, nel momento in cui entri nel suo mondo. In realtà poi ti rendi conto che sei sospeso in una situazione dove realmente ti senti galleggiare e perdi ogni appiglio, e per toccare qualcosa di tangibile, reale, che fa parte di te, fai fatica, e quindi crea uno squilibrio. Ma è per questo che Twin Peaks 3 per me è un capolavoro, ed è proprio
la summa di tutta la sua predica, perché, vabbè, tanto possiamo fare spoiler qui. Sì, Il certo. finale ti dice proprio questo. Cioè, cazzo, lui aveva, era arrivato ad una sorta di conclusione e invece tutto quello a cui aveva creduto il protagonista crolla. Crolla, come crolla la villa che avevamo davanti fino a un secondo prima, come crolla il mondo in cui Esatto. era convinto di vivere, no? Quindi in che anno siamo? Urlo. Perché Urlo. la consapevolezza, quell'urlo è il terrore davanti alla consapevolezza di non sapere un cazzo, cioè che tutto Esatto. quanto è stata una finzione fino a quel momento. Ed è una cosa drammatica, tant'è che io ho avuto incubi per giorni, veramente. No, 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 È ti poco capisco. difficile per me anche impressionarmi o spaventarmi per un film horror. Perché? Perché gioca ovviamente sempre il cinema horror su degli stilemi che conosciamo, perché ha vinto tanti film horror, tu lo sai, puoi dire, oh, questo è un grande film, è girato benissimo, ma sono sempre all'interno di un seminato, lui proprio te lo rompe. E Sì, quella è proprio la summa, che dice, no, tutto quello a cui hai creduto fino a questo momento non esiste, poi è particolare anche perché quella scena riprende delle cose reali, nel senso che quella casa effettivamente esiste anche nel nostro mondo, cose proprio che vanno oltre, no? E ripeto, anche per esempio gli attori che sono presenti lì, quei personaggi sono realmente invecchiati con noi, certo. c'è cioè la signora Ceppo pure che ha avuto nella realtà quella tragica conclusione malata che ha fatto in tempo a registrare quelle parti poco prima di morire, quindi c'è questa connessione tra il mondo cinematografico di Lynch e il E quello mondo reale. reale che è veramente assurda, assurda, è distruttiva, ma quello che dicevi prima, no? Ti ci porta. Tutto il percorso in macchina di Laura Palmer e del protagonista, il buon Kyle, dell'agente Cooper, per arrivare a quel punto lì in cui bussano alla villa, è assurdo e si ricollega a Strade Perdute, Sì. che è il momento più evocativo del film, no? Quando inquadra ovviamente la strada. Quella roba, cioè, è tipo il percorso verso gli inferi, è Caronte in quel momento Lynch. Traghetta, E tu esatto. lì lo sai, tu lì lo sai che andrà a finire a merda. Sì, Lo beh, no, sai, ce sei l'hanno fatta, ce l'hanno consapevole. fatta, no? Da una parte dici, cazzo, ce l'hanno fatta, dai, dai, che dopo Forse. tutto sto casino, forse però senti che c'è qualcosa che non va. Comincia a percepire che c'è qualcosa che non va. Sì, senti proprio senti i momenti in cui credi che sia un traguardo, in realtà capisci che in realtà è un inizio, ma è un inizio Esatto. che non sa dove ti colloca o dove ti collocherà. Anzi, te lascia proprio disperso. È quella la sensazione un po'. Sì, come sappiamo, è un po' rarefatta, un po'. Sai, un po'. È come se tu È prendi. malsana, è Sì, prendi un malsana. sentiero ancestrale e lì poi non sai che succederà. Però ormai ne fai parte, ormai sei il camminatore solitario che ha preso quella strada e poi starà a te cercare di sopravvivere a quel percorso. Lui quello crea sempre. Io come l'effetto imbuto. Tu ci caschi, poi ti restringi in quel piccolo cilindro dove poi non sai ferito dove andrai a finire. E quindi quella cosa è devastante. Infatti, come hai ben detto, anche per me Lynch è uno dei pochi registi, autori che riesce a riprogrammare nella mia mente l'horror, nel senso che da amante del genere, soprattutto da uno che comunque adora tantissimi stili registici diversi, quindi e che comunque ha tantissime vedute, Lynch riesce sempre a crearmi quella sensazione di disagio costante e continua, cioè che anche quando finisce l'opera, in realtà dentro è come se mi avesse procurato una crepa e quella crepa Sì, rimane. rimane perché proprio per il motivo che dicevamo prima, cioè che alcuni punti sono volutamente non spiegabili, ma se ci rifletti attentamente anche, cioè allora, il punto è questo, vedendo tutta la filmografia di Lynch, tu riesci a fare delle associazioni e vedi dei temi ricorrenti, che ne so, il classico esempio Twin Peaks è l'elettricità. Quindi tu hai un campo dove puoi lavorare, dici cazzo, l'elettricità è importante in questo mondo, no? C'è Bowie che diventa una caffettiera, c'è quella che rimane appunto la lampadina, quell'altro, c'è sempre questa connessione che l'elettricità Come conduttore. è un conduttore, esatto, è esattamente un conduttore. Però pure lì, come funziona questa cosa? Non lo sai, non lo sai, quindi c'hai dei punti minimi fermi in cui tu vuoi dire ok, questo è un terreno di gioco che conosco. Invece è là che te frega.
è là che ti frega. E quindi il Perché fatto che presumi, erano dico, tutte perché lì persone, presumi. presumi, e certo perché lui deve metterti nella condizione tipica dell'essere umano che ha sempre la consapevolezza di riuscire a spiegare tutto. Esatto. E in realtà non è così, non è così. E distruggendo di queste spiegazioni che possono sembrare anche coerenti, perché poi c'è pure chi specula tanto sui film di Lynch e ci sono molte analisi interessanti, ma comunque tutti i buchi non riesce a riempire perché sono talmente tanti volutamente, non perché lui voglia far figo e cioè voglia mettere l'ano a caso o la scena Mulan Drive dei due vecchi che ridono in macchina, non è tanto fatto che ah, fammi capire, fammi speculare perché sono più No, beh. intelligente degli altri, chissà che ci vuole di Lynch, no, proprio perché ti deve rimettere sempre in condizione di uscire fuori da un seminato comprensibile, questo è il suo Esatto, intento. esatto. Poi, vabbè, ovviamente ci sono dei film, per logiche produttive, che sono più lineari, che ne so, Elephant Man, Certo. c'ha delle sequenze un po' oniriche, ma comunque È è un molto film, lineare. No, no, è è un più... biopic classico, e Esatto. quello è classico cinema di Frick, Sì. che segue quei canoni lì. Che in più ci butta Non in è mezzo che... anche quelle bianche nel rotoriale, lo rende come se fosse, cioè, prende una visione di un film storico, riesce a Sì. trasformare una chiave diciamo, addirittura visiva che ricorda un film d'epoca. Sì, ma è assolutamente sulla linea di Doc Browning, ovviamente in chiave moderna. Sì, certo. Ha, ripeto, qualche sequenza puramente linciana, vabbè, quella del sogno degli elefanti, che tu la dici cazzo, sembra quasi che la madre si sia scopata nell'elefante, ma in realtà non è così. Esatto. Ma in realtà la scena più inquietante di quel film, che è veramente terribile, è il momento in cui quei bulletti vanno nella stanza di Merrick e lo portano quasi ad eccitarsi con quella donna simil prostituta o comunque quella loro amica, lo portano ad eccitarsi per fargli provare un senso di frustrazione ed umiliazione. E quello Umiliazione, sembra certo. veramente un girone dell'inferno di questo poveraccio che probabilmente, presumibilmente, non avrà mai consumato rapporto con una donna, non sappiamo neanche se sia in grado di avere un rapporto, perché chi lo sa, noi vediamo una parte del suo corpo, sicuramente è in grado di provare eccitazione, quindi lo portano a quel punto come per dire, vedi, vorremmo darti questa donna, ma tu non la puoi avere, quindi sei Sì, brutta, e quella è è tremenda, orribile quella tremenda. sequenza, fa male proprio lo spettatore, perché cioè, innanzitutto lì fa emergere esattamente proprio l'arroganza, la cattiveria umana nei confronti di chi è visto come diverso, perché comunque ha in quel caso era appunto una patologia, però il brutto è proprio vedere come si crea questo esercizio mentale negativo nei confronti dei diversi, e lì crea frustrazione, rabbia. Cioè, e Sì, quindi ma c'è poi una forma di anche repressione tremenda. Fa male, fa sì. molto male. Sono Male, ma poi d'accordissimo. anche com'è girata sembra un ballo. Sì, Cioè, esatto. c'è questa camera tipo roteante, no? Sì. Vedi tutti i personaggi attorno a lui che non sa che cazzo fare, Sì, poveraccio. sì, penso sia anche nato in quel momento per creare una confusione a lui stesso, una sorta Sì, di scompenso dovuto dalla situazione. io l'ho visto proprio come un valzer infernale, cioè Sì. veramente un momento in cui lui è alla mercé di queste persone che decidono per la tua vita in quel determinato momento e lui è in balia, totalmente in balia di quella situazione, non può uscirne, lo spettatore con lui. Però, essendo comunque un film produttivamente destinato ad un pubblico più ampio, ha anche dei momenti molto più, diciamo, didascalici che servono allo spettatore per dire ok, questo è un dramma, tipo vabbè, la morte di Merrick. Che è abbastanza classico, insomma, se vogliamo, o anche la scena che per me è meravigliosa, non sono un animale, non sono un animale, sono un uomo, però anche quella è molto esplicita e solitamente Lynch nei film in cui è più padrone del timone non te lo dice mai così apertamente, no? Per me è una scena bellissima, ovviamente, no? Siamo sempre lì, è girata con grazia, cioè, anche lì tutta questa gente che lo insegue sembra veramente la gente con i forconi che sta inseguendo il Frankenstein, lui si gira, no? Io non sono un animale, sono un uomo, però te lo dice, quindi è super esplicita, quindi non c'è possibilità di fraintendimento, che No, invece no, c'è in film, diretto. che ne so, Velluto Blu o Strade Perdute, vedi questo con la videocamera, dici ma che bordista cosa, cioè, chi è questo che risponde al telefono mentre sta qui davanti a me, che cazzo mi stai dicendo? E quello è un tipo di cinema che infatti non è stato, ai tempi non venne così apprezzato. Lo stesso Mi Velluto Blu ricordo. pure in Italia venne aspramente A Venezia criticato. venne massacrato.
Sì, perché è venduto un po' come un noir, effettivamente segue quella Sì, linea lì, però come diciamo prima, sì, te lo rompe. più neo noir, un new noir, perché alla fine Te lo anche lui rompe. lì lo riscrive il genere. Anzi, secondo me sul Velluto Blu la cosa che fa bello, cioè che lo rende per me un film attualmente ancora oggi per me è il miglior Lynch, cioè personalmente io adoro Velluto Blu tantissimo, perché rompe quell'equilibrio tra le classi, cioè dimostra come la bellezza stereotipata dell'America comune, no? In realtà si regge su una punta di spillo e quindi dimostra come in realtà il bello in realtà è semplicemente una facciata, e quella facciata è sempre scricchiolante, e lì lo espone in maniera perfetta, cioè lì Lynch riesce veramente a portarti Ma poi è in que... proprio, al di là di questo discorso che è giustissimo, è proprio disturbante, cioè nel senso, Mamma mia. cazzo, quel Dennis Hopper, dici porca troia, ma anche le scene di sesso, ecco, pure un altro elemento Quella rosse... Ah, importante penso che di Rossellini. Lynch, no? La sesso, esatto, anche la sessualità, no? Come la paura, è un'altra cosa fondamentale nei film di Lynch, è malsana, Eh sì. è malsana, non malsana alla Cronenberg, Non che non corporea, ma malata crea... psicologicamente. Cioè, anche se sono scene magari con donne eccitanti, meravigliose, però il sesso nei film di Lynch anche è un qualcosa che esce dalla tipica costruzione dell'eccitazione. Un altro esempio, Mulholland Drive, il momento in cui quell'attore un po' anziano comincia un po' a fare il discidone con lei, Sì. mamma mia, ti lascia proprio delle sensazioni spiacevoli, spiacevoli. Sì. Sì. E quello, infatti, è quello il disturbo. Cioè, lui ti disturba proprio. Cioè, su me è uno dei pochi. Veramente Lynch è uno dei pochi registi che ha proprio quelle chiavi di lettura. Cioè, riesce. È come se riuscissi veramente a entrarti nella mente. Perché comunque tutti noi abbiamo, tra virgolette, sia perversioni che anche cose che veramente ci disturbano e ci danno fastidio. Ma anche spesso allontana, che è appunto totalmente lontana, che noi abitualmente mettiamo proprio in disparte, o non esponiamo mai nessuno, o comunque non vogliamo mai che queste emergano, no? Lynch invece le fa emergere. È questo il dramma vero. Cioè Sì, io. e poi anche lì non è mai troppo volutamente sopra le righe per farti dire, ah, ecco, vedi, questo è un elemento volutamente calcato. Faccio un esempio, ho visto un film qualche anno fa che era interessante, forse Miss Violence può essere, Quale? un film appunto, Miss Violence forse può Ah, Miss essere, dove c'è Violence. un padre di famiglia, vabbè, inizia il film in cui una figlia si suicida, si butta di sotto, è quello, no? Diciamo Sì, così. quello ambientato in C'è un Grecia. po' di confusione. Esatto. C'è Sì, questo padre di bellissimo. famiglia, non spoiler, però insomma è un bellissimo film, però è un film che tu capisci che vuole portarti in una condizione di enorme distacco da quel personaggio, perché dici cazzo, questo fa delle cose talmente vomitevoli, talmente brutali che devono per forza, mi ci devo distaccare, devo anche giudicarlo un po'. Certo. Invece Lynch non ti porta mai a giudicare i tuoi personaggi. E questa è la Vero. differenza. Cioè, anche quelli più orribili, che fanno cose assurde, comunque riesce a entrarci in connessione, anche se per pochi aspetti. Sì, Cioè, è riesce a vero. rivederti in quelle condizioni, un po' quei sogni che magari tu fai, anche lerci, quei sogni proibiti. Invece quello è talmente evidente, talmente caricato, che dici, cazzo, Beh, è questo vero film però, è una dodicenne sua figlia, no? Certo. No, però è vero perché se pensi appunto a Kyle MacLachlan su Velluto Blu, ad esempio, no? Lui comunque alla fine soffre voyeurismo, lui è un voyeur, cioè osserva, è uno che va a vedere, no? E nonostante sia una perversione anche quella stessa di vedere, no? Andare lì, in realtà non te lo fa mai detestare come personaggio, ma ti ci fa quasi a volte avvicinare con un senso di però potrei essere anch'io una parte di lui. Cioè, quello c'è sempre, non c'è mai un distacco netto al soggetto, anche nella parte esatta, nella parte negativa. E non riesci mai. Mi è successo anche, ad esempio, con William Dafoe, no? Su Cuore Selvaggio, qua c'è stato quel fantastico dialogo con Laura Dern nella stanza, dove lui Vero. gli crea una violenza psicologica che è molto peggiore di quella fisica. Tant'è che anche quella citazione fantastica delle scarpette rosse che sbatte i talloni, i tacchi, quasi appunto a riprendere Mago de Oz, no? Il ritorno alla realtà, no? Cioè, ho subito una violenza talmente grande che devo tornare alla realtà, devo fuggire da questa cosa, da questa situazione. Però non funziona, ovviamente, che lì non si parla di Mago de Oz, cioè, lo vuole. È come se ci fosse lei, conoscendolo, vuole
scappare, vuole proprio evadere in tutto, è interessantissimo perché lei in quel momento si concede quasi involontariamente a quell'azione, Sì, è vero, pur hai dato l'esempio perfetto. sapendo che poi fondamentalmente lui riesce a, tra virgolette, a raggirarla con quella fine. No, niente, ciao, me ne vado. Mi raccomando, e Sì, fa sì, anche sì, sì. l'occhietto. Devastante. Quello Devastante. è un esempio perfetto, perché Willem Dafoe è costruito come un personaggio super viscido, ma anche esteticamente, no? Cioè, proprio Sì. ti porta a distaccarti da lui. Ma in quella scena hai delle sensazioni contrastanti, cioè da una parte quasi riesci anche a provare eccitazione per quella molestia che lui sta perpetrando nei suoi confronti, cioè dici quasi... Cazzo, sì, è un mostro, però in effetti pure io magari ho fatto dei pensieri malsani in tal senso, cioè... E quindi è strano, cioè ti mette davanti, no? Anche agli orrori che sono nella tua testa e che lasci distanti o che spesso confina i sogni, cioè io immagino che alcuni nostri magari anche sogni proibiti uno alle volte li concretizzi inconsapevolmente col sogno. Okay, quindi Ah magari sì. nei sogni fai delle cose che cazzo, insomma, scopo A, professoressa, ma sto in questo fallo per No, motivi è magari vero. anche morali, o la studente, che cazzo ne so. Sì, è che è una E però perversione, ma che logica ci sono cose sia. che però, hai capito, però hai in una testa, quindi... E lui lì stranamente riesce per un secondo a farti dire, cazzo, mi sto eccitando, sono Willem Dafoe. È assurdo perché è un personaggio mostruoso, è un È mostro vero e proprio. orribile, anzi, in quella veste è proprio orribile, anche che non sembra neanche tanto lucido di per sé quel personaggio, proprio è viscido, è sconnesso, però riesce comunque in quella scena a crearti proprio un raggiro, cioè quindi con una grande lucidità, perché nella serie so che non posso averti fisicamente, ma posso averti mentalmente a tal punto che è la stessa identica cosa, se non peggio, perché ti rimarrà impresso nella mente quella presenza verbale, perché ti porto a creare una situazione. E lì, a parte lì, Laura Dern è anche lì incredibile, vabbè, perché lei è bravissima, ma quella Madonna. scena ancora oggi, per me, quando vidi che era nel 90, poi quando uscì, lo vidi quando è uscito proprio, io rimasi colpito, cioè ancora oggi. C'ho l'immagine della prima volta che lo vidi e rimango ancora scioccato nel pensiero di come all'epoca, da tredicenne, rimasi totalmente stordito. Ecco, la parola giusta sto è stordito. Era come una pizza in faccia, veramente. Oh, che hai fatto? Cioè, e sono rimasto così. Poi questa fusione, no? Perché poi, beh, tutto gira intorno a questa ricerca, c'è questa cosa, Cage, tutto quanto è. Però, insomma, quel film Sì, è è un molto di road più. movie, diciamo. Sì, ma però anche quello. Definiamolo road movie, ma come al Sì, ma per solito, modo di dire. spaccando genere. Esatto, perché anche lì lo riscrive Lynch, cioè lì ti porta a tutt'altro. Cioè, parte che è quello il concetto, ma poi te lo trovi in mano molto di più. Perché Stenerdute sembra essere il consolo Lynch, ma è un Lynch un po' più diverso. Però anche lì. Lui è sempre sperimentato in realtà, nel senso che Sì, alla sì. fine io ho sempre avuto la percezione che lui faccia film solo quando ha qualcosa da dire e non è C'è anche un giusto, caso che eh? si sia fermato, certo non è un caso, ma te lo può permettere Ah, economicamente beh, perché sicuro, sicuro. nel senso che poi non lo so, tanto ha altre passioni, altre cose, ripeto, il meglio, Pittore, la musica. meditazione, la musica, sì, poi il personaggio Un po' che dipinge, fortunatamente... quindi. Sì, è un artista, poi penso sia anche ricco di suo, già di famiglia, quindi per fortuna ha il lusso di fare il film che vuole quando vuole, però i momenti in cui lui si è fermato hanno sempre portato poi a dei film che ragionavano anche sul suo percorso, infatti, ripeto, non a caso, fai Twin Peaks, poi contemporaneamente quello selvaggio, Twin Peaks è una situazione particolare perché la seconda stagione sappiamo che è stata... imposte in un certo modo da un Tegan, la maggior parte delle puntate non sono state scritte da Frost né dirette da lui. Allora che dice? La finisco io, ma poi te faccio Fuoco Ammira con me che ragiona anche su questo. Quindi vado a colmare alcuni buchi e vado a distruggere le cose che hanno creato. Perché A invece voglia. la seconda stagione di Twin Peaks è esattamente una stronzatina con cose schematiche dove i personaggi fanno cazzate piena di filler. È una roba super Sì. spiegabile. E poi dopo Fuoco Cammina con me, che succede? Faccio un altro ragionamento, mi fermo e faccio
Mulan Drive, ok, poi mi fermo altri anni e faccio una cosa che continua il percorso di Mulan Drive, ma è ancora diversa. L'Under Fire esatto. La porta ad un livello ancora successivo, cioè proprio distruzione della sceneggiatura, ok. E poi arriva Twin Peaks 3, che è un altro lavoro ancora, che ragiona sul mondo, appunto, anche sul passaggio da... Tra l'altro, in Land Empire ragionava anche sul passaggio dal dall'analogico al digitale. Al digitale, sì. Caso che ci sono quegli effetti che ti citavo prima, che un po' ti distaccano, ma sono funzionali. Twin Peaks 3, stessa roba, con un mezzo ancora nuovo. Quindi è tutto un percorso che... Sperimenta proprio anche il mezzo. Esatto. Poi, vabbè, ripeto, a parte di Elephant Man... Anche di Dune se ne può parlare un po'. Quello è il film che io meno apprezzo di Lynch, nel senso che esteticamente è bello, c'è un sacco di idee notevoli per l'epoca soprattutto. Ma lui stesso però trova difficoltà, male. Sì, perché comunque anche lui disse che, che trasporre Ebert su pellicola anche per lui era complicato, ma anche che... Disastro. Sì, ma perché poi Herbert è molto politicante, cioè tu quando leggi il libro di Herbert è politica pura. Esatto. E quindi Lynch non è politico. Esatto, lì infatti per molti, cioè gente che considera ancora di un film pura fantascienza, sì, per il contorno sì, ma è totalmente politico, quindi è normale che trasporlo così com'è letteralmente, a parte sarebbe un mattone incredibile, ma in realtà no, è anche veramente difficile. No, ma in quel caso secondo me c'è stato proprio il problema che dicevamo prima, cioè se tu metti Lynch in uno schema che sia di genere... In questo caso fantascienza politica lo distrugge. Sì. Ti può fare un buon film perché non è che te fa un brutto film, ma lo anche lui si è sempre lamentato. E limitandolo alla fine diventa un regista bravissimo tecnicamente perché è un mostro, ma quello, tant'è che quello di Denis Villeneuve è un film che secondo me è anche migliore da certi punti di vista, poi è mezzo film, quindi dobbiamo vedere. Però sì, in sì, generale, esatto. Se lo riportiamo solo come un film di pura forma, è eccezionale pure quello di Villeneuve. Ah, sì, assolutamente d'accordo. Se tu me levi il Lynch pensiero e me lo riduci comunque a un direttore d'orchestra con poca possibilità di sperimentazione, ovviamente ne risente il film, cioè c'ha determinati spiegoni proprio perché ovviamente è mattone così, perché il pubblico alcune cose ne avrebbe capite perché era una cosa già molto famosa, quindi invece un Dune di Lynch sarebbe stato figo, ma distruggendo completamente il libro. Cioè, certo, dove riscrivi tu lo rischi. Parti da lì, ma fai una cosa che non c'entra un cazzo, esatto. Proprio. Esatto. Zero. Però ovviamente non lo puoi fare. Beh, non è lo schema suo, perché comunque lo schema di Lynch è proprio l'antipolitico per eccellenza. Lui è una visione molto più ampia, molto più, esatto. più liberale. Molto che dicevo che è completamente diverso dal cinema che è stato di Jordan Peele, quindi sono proprio sì. Due modi di utilizzare il genere, la paura, completamente diverso. Diverso. Lynch non gli frega un cazzo della politica, gli interessa delle sensazioni, tant'è, ripeto, che è uno che fa pure certi viaggioni per cazzi suoi, meditazione, cose anche magari extra sensoriali o comunque fuori da logiche schematiche dell'essere umano, come la politica, che è lo schema per eccellenza. Denaro. Cioè, sono cose, pure il denaro, se ci pensi, il film di Lynch non esiste. No. Cioè, può fare dei discorsi sulle classi, ma in realtà è più sull'animo. Sì, non si ferma molto poco al materialismo. Concrete, al materialismo, sì. Esatto. Esatto, lui è molto più va più a scavare nell'animo della persona, nella psiche, è molto più, infatti è uno che te plasma, che inconsciamente mentre lo stai osservando, guardi un suo film, sa che comunque prima o poi tu ti ha modellato. Ecco, inconsciamente ti sei stato modellato senza te sei accorto. Perché se ancora oggi molti autori comunque vedono in Lynch la musa per eccellenza, ad esempio, guarda, ecco, Nicholas Refn, ad esempio, è uno che attinge molto, secondo me, sì. E si vede, si è visto tutto nella serie che ha fatto, nella serie... Che non l'ho visto, ma la devo recuperare. Senza fare spoiler, ti dico, quando vedrai la stagione, soprattutto nelle prime due puntate, tu vedrai il Lynch espresso... in maniera più estrema e più pura, cioè tempi dilatati incredibili, situazioni che sono lì dell'angoscia perché si creano questi rapporti tra personaggi che non sono consoni ai tempi, no? Di narrazione comuni nei vari film che tu vedi o serie che tu vedi, non c'è un dinamismo, anzi tutto si rallenta perché lui
ti vuole, cioè fa sì che i personaggi parlano semplicemente osservandoli, cioè loro vanno anche loro in bocca. Tu li osservi e già hanno detto qualcosa importante. Dove sono è la stessa cosa, cioè il luogo, la scena, fa elevare tutto ciò che è a distanza, a distaccato dal pensiero espressivo verbale. E questa cosa qua l'hai tantissimo. C'è una scena, che è una scena fine a se stessa, te lo so di così, tanto non è uno spoiler. Dove c'è sta il protagonista che viene invitato a casa dalla compagna molto più giovane, a casa del padre per farglielo conoscere. E lui sente un po' l'imbarazzo perché essendo più grande si trova in una situazione dove dovrà dare le spiegazioni, tra virgolette, al padre. E la scena inizia che cioè, inquadratura fissa, questo divano a L, loro seduti in fondo alla stanza, quindi vedi in lontananza, fissa un minuto dove non dicono niente. Poi arriva il padre e si fissano senza dirsi niente. E comincia e subentra un dialogo che è fuori da ogni grazia proprio. E in quel caso tu dici, attenzione, qui è Refn che sta a fa Lynch. Perché se già si era visto in qualche schema su un The Neon Demon, ad esempio, no? Sì, anche se è Anche quello più derivativo da... Nel se... senso, Esatto. allora, io Ref non lo amo, è regista che amo, e per me Neon Demon è un capolavoro, anche Sì, Oliver beh, Atkins è bellissimo, Bronson è bellissimo, la trilogia di Pusher è bellissima, cioè io amo sì, tutti, no. tutto, Valhalla Rising, Valhalla però Rising. lo trovo più, sai, allora, guarda, forse la connessione con Lynch è perché entrambi prendono un po' dai surrealisti, cioè, però, ad esempio, prima parlavamo del discorso dell'identità sociale degli individui. Faccio un esempio: in Only God Forgives on the Neon Demon è in realtà abbastanza evidente il discorso che lui vuole fare anche sulle classi, sul potere. E sono tutte cose legate al materialismo, cioè in The Neon Demon il discorso è un potere legato alla bellezza che Esatto. esercita potere sugli altri, ok? In The Neon Demon anche c'è un discorso di casata. Un discorso di forze dell'ordine, ci sono tanti del sangue, quindi sono tutte cose comunque riconducibili a schemi umani di società, okay, sociali. E infatti in Neon Demon è molto comprensibile, nonostante ci siano delle scene, ecco, un po' Sì, surreali, simbolici. Sì, ci sono cose sì, simboliche, però sono simbolismi, però. analogie, esatto, simbolismi con animali, cose di questo tipo, metafore, però bene o male il senso del film lo comprendi appieno. Ok, cioè fa un discorso legato alla bellezza, legato all'ambizione e tanti altri che sono all'interno di uno schema. E Lynch non ce l'ha mai sta cosa. Cioè in Only God Forgives io capisco perfettamente, che ne so, il ceto sociale di Gosling e della sua famiglia, la posizione della guardia, diciamo, dell'uomo asiatico, insomma, lo capisco. Nel film di Lynch no, cioè anche in Twin Peaks, se ci pensi, non capisci bene il contesto economico dei protagonisti, cioè vedi che sono persone che hanno una loro funzione all'interno di quel microcosmo, Vero. cioè c'è quello che fa, che cazzo, però alcuni personaggi, ma che cazzo fa? Tipo dottor Giacobbi, sì, dottore, ma Sì, ma perché? è Cioè, esatto. capito, sono cose che, boh, sì, sono delle pedine all'interno di un cosmo, un microcosmo che è Twin Peaks, ma è talmente assurdo che al di là magari ecco, anche lì delle forze dell'ordine ovviamente che ci sono e di Kyle che arriva dall'esterno in questo microcosmo di cittadina, però in generale tu dici ma come funziona l'economia di questo paesello? Non lo comprendi Non si bene. comprende, è vero. Non trovo mai, Cioè non non ti c'è spiega mai mai una roba nulla. tipo, che ne so, ci hai mai fatto caso? Poi forse mi ricordo male io, ma non c'è mai No, tipo no, mi deve arrivare lo stipendio, l'hai mai No, sentito? te Capito? confermo che il denaro è sempre trattato quasi zero, anzi, pressoché come se fosse proprio ininfluente, non è Esatto. parte integrante di quello che lui vuole raccontarti, ma in Mai, nessun mai, se ne caso. parla mai. Ma poi è bello che questa cosa qua, anche prima che abbiamo citato appunto Velluto Blu, dove comunque lui va a distruggere proprio questa versione dell'America 40-80, con i boom economici dove tutto è perfetto, tutto è perfettino, no? Appunto lì ti dimostra che, ah, vedi, tutto vero perché siamo ricchi, no? Te lo intende, ma non te lo spiega. Invece ti fa vedere il decadimento di quella facciata. Cioè lui ti dice, vedi, tutti quanti credono che, ma in realtà, cioè in fondo siete, e non siete quello che avete. Siete ben Sì, ma altro. pure, non lo so, mi viene in mente, boh, Aspetta una cosa. la signora Ceppo, che cazzo ne so, che percepisce una pensione, cioè non lo sai, è quello che è curioso.
Purtroppo non leggo la chat, altrimenti potrei interagire con voi, ma non la vedo. Ecco, scusa. No, dicevo, tipo, che ne so, la signora Ceppo, che cazzo, percepisce una pensione, fa qualcosa? No, non... Si capisce. No, non viene mai contemplata come cosa. Anzi, l'unica cosa che sai è che presume di avere questo potere di comunicazione diretto con, appunto, sto Ceppo. Basta, fine. E anzi, lo vedi come lo percepisci come un interlocutore. Fine. Però è affascinante. Perché anche quello è un personaggio divertente. Perché tu pensi, ok, quindi lei è quello. Cioè, lei parla col ceppo e tu sai grazie al ceppo, no? Ma chi è il ceppo? Tu non sai chi è il ceppo. Fondamentalmente sì, sì. È tutto dannatamente sospeso anche in quel caso. Sì, e anche poi lì... ovviamente lì è matta lei e c'ha ragione. Cioè, capito? La pazza del villaggio o ha capito delle cose che... È quello il bello, perché lui ti porta sempre a dubitare tutto. Tu sei sempre nel dubbio costante, no? Ma poi quel dubbio però fine, non è che dici ha una risoluzione. No, è perpetuo. Rimane, ma è come se lo avvallassi. Cioè, ti fa quasi comodo che ci sia quel dubbio. Perché quello è la chiave stessa del tuo percorso che stai facendo per arrivare a dare, tra virgolette, a volte anche da una espressione effettivamente pura e pulita sui film di Lynch. Non è sempre così semplice. No, ma anche in cose che magari sembrano più esplicite. Faccio un esempio, Laura Palmer, no? C'è tutto un discorso che poi viene ripreso anche un po' cammina con me sulla droga, nel senso che lei entra in un vortice, no? Qualcuno ha fatto le associazioni con Rockstar, no? Che la pura agli occhi in realtà poi è impura negli atti, nei gesti, diventa super promiscua, se dà le droghe. Però pure lì è troppo... riassuntiva come definizione, cioè tu non, in realtà non saprai mai i veri motivi di quello che girava nella testa a sta ragazza, capisci? No. C'hai sì degli spunti, uno può dire ok, sì, il disagio giovanile, però pure là non sì, ma neanche dinamica, non c'era è molto più giovanile così evidente, esplicita, che ti dice lei è arrivata a passe di cocaina perché ci sono degli sprazzi. Perché pure quello è un discorso che sarebbe troppo materialistico, troppo esatto, diretto, troppo banale, troppo okay, semplice. Didascalico, certo. Voleva scappare magari dalla concezione che la sua famiglia aveva di lei e degli altri, cioè la perfettina è, e nel privato invece si è sfogata di più e ha lasciato andare questo suo anno. Non si sa perché poi subentra un Bob così che dice... Ma infatti la cosa bella è che quando uscì appunto Fuoco Mio con me tutti pensavano oh, finalmente avevo uno spiegone. In realtà no, te mi spiegate il tavolo d'antra... Anzi... Ti rimischio le carte in tavola e io dico sempre che in quel caso Lynch ti ha fatto la super cazzola, nel senso dici, ah vedi, è un prequel, quindi finalmente saprò. In realtà no, te crea ancora più cose fuorvianti, crea ancora dei, cioè ulteriori bivi ti crea, e tu rimani, ma come? Questo prequel doveva spiegarmi qualcosa, in realtà ti introduce l'unica, a quello che hai appena visto. L'unica forse che rompe un po' questo discorso è proprio quella che abbiamo citato prima, cioè l'episodio 8. Sì. Di Twin Peaks 3. Sì. Perché lì didascalicamente Lynch ti dice il male negli esseri umani nasce qui, ovvero il picco più alto di, da una parte se vogliamo genialità con l'atomico, ma il momento in cui l'essere umano ha compiuto l'azione più disumana, più brutale, ha generato che poi diviene appunto quell'insettone che entra nella bocca, sì. Quindi è il momento in cui l'essere umano ha creato il male. Il male, sì. Lì te lo spiega un po'. Tant'è che, come hai detto prima tu giustamente, è uno spartiacque, cioè è forse un po' un modo per dare quel minimo di base al pubblico, esatto, su cui ragionare. E poi esatto, girare in un certo modo, in bianco e nero, è proprio quello. Bam. Cioè, tu dici, ok, quindi una cosa almeno l'ho capita. Tutto esatto. Esatto, infatti quella è una montata che io amo, penso che l'ho vista più 10 volte, perché è proprio quello, è un ritratto artistico vero e proprio. Cioè, no, poi, lì... ragazzi, cioè, ma come è costruita formalmente, veramente? Mamma mia! Cioè, che parte che tu c'hai, il countdown, pam, pam, 3, 2, 1, go! Si avvicina piano piano e dice, che cazzo è sta roba? Che... Oh, puff, cresce! Mamma mia, una cosa... Sì, no, lì è incredibile. Cioè, infatti, ansia proprio. Mamma, e poi è vero che c'hai questa escalation continua di dettaglio, di situazioni che a tratti diventa proprio soffocante. Senti proprio come. No, te... ma parte che sembra una zanzara inizialmente, no? Senti sto sì, rosio strano, poi piano piano. E l'esplosione non è. No, non no. È cacofonica.
è il contrario, è quasi muta, cioè Sì, è lenta, ovattata. rallenta. Infatti è opprimente, ti avvolge, non è Bravo, una non è cosa lampo. liberatoria. No, 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 Esatto. assolutamente no. Senti proprio costretto proprio, e quindi diventa soffocante, perché da lì poi parte quella visione, quella sorta di costruzione visiva che fa della narrazione visiva, cioè appunto delle sequenze che so di uno spiazzante incredibile. Cioè, io ancora oggi quando mi ricordo, ad esempio, il distributore della benzina, il distributore, quella tre quarti infinita, no? Oh, quello è incredibile. Con i tizi ombra che avanzano, quello è incredibile. Quella, cioè, c'ha un impatto scenico che è una fissa. Non è che dici, oh, ci sono movimenti di camera certosini, dicevo, sai che, no, lui te fa il dipinto, te fa quell'immagine, e quell'immagine parla, evoca, crea, te lascia immaginare, te lascia. Cioè, Guarda, prima abbiamo citato The Witch, no? Forse un minimo di associazione potremmo farlo con The Lighthouse, che anche là, dei momenti, però, c'è un però, The Lighthouse, nonostante per me sia un capolavoro, beh, si ha voglia. ha delle basi solide che sono basi mitologiche, Sì, sì, cioè sì. tutti i parallelismi e le metafore che ci sono tutte riconducibili comunque ad un codice che potremmo conoscere studiandolo. Sì. No, quindi c'è le arpie, no? Ok, Il mito del Teseo, sì. le sirene, esatto. Tutti i miti, eccetera. Ci sono delle immagini che sono prese da quadri, come nel momento in cui Willem Dafoe diventa quella specie Ah, di con le luci. uomo luce, che è un quadro Bellissimo. famosissimo. Quindi pure lì, certo, anche Lynch prende ispirazione da Bacon, da altri pittori, però solo esteticamente. Invece lì servono anche per la comprensione del testo di Lighthouse. Nel senso che anche là alcune cose le puoi comprendere, cioè Sì. vabbè, isolamento, te porta a X, invece Lynch ti crea un mondo che anche se riesce un po' a prendere spunto da alcuni quadri o altre cose, è proprio un mondo a parte che ti crea lui e può farlo anche perché ha lavorato durante tutta la sua carriera ad un qualcosa che è il suo universo, come Esatto. potrebbe essere, che ne so, il modo magari più semplicistico, se vogliamo, quello di Tarantino, cioè che hai delle regole in un mondo che tu conosci, ma è il suo, quindi le regole sono le sue. Sono Invece, per esempio, di The Lighthouse, le regole sono quelle umane, cioè la mitologia che noi conosciamo. Invece, è la mitologia di Lynch che tu non conosci perché non hai testi, no, non c'è quindi è nulla. come cazzo funziona? Sì, Il perché non c'è un discorso che facevamo prima riferimento. su il discorso che facevamo prima sui conduttori, oppure il corrispettivo della Black Lodge, cioè tutte quelle figure strane, mistiche, il gigantone. Anche quella Ernaro, donna che si il vede, parlare al quella contrario. prosperosa che crea l'opposto di Bob, no? Quindi la vita. Sono figure mitologiche sue. Sì, anche Sì. quello è un riferimento a una figura mitologica associata alla prosperità, quello che vuoi. Ma solo per farti capire, questa è una che genera la vita. Sì, ma che poteri ha? Come funziona? Non lo sai mai. Cioè, tu non. È assurdo perché è difficile lavorare con un'assenza quasi di patto narrativo. Cioè, È non è. criptico. Allora, in un'opera come Twin Peaks, tu riesci ad accettare anche un Kyle MacLachlan che da un momento all'altro magari comincia e vola. In un altro film non ci riesci, cioè, perché è qualcosa, ripeto, che comunque si deve fare uno schema. Quindi, se il narratore e il regista mi mette in condizione di credere che i suoi protagonisti non hanno poteri paranormali, tu non te li aspetti. Invece Lynch non gliene frega un cazzo. No, Cioè, no, vero. a un certo punto sembra tutto normale, una cittadina normale, vai al caffè, vai a questo, a un certo punto arriva un gigante così che appare dal nulla dentro la stanza dei Kyle e tu lo accetti. Come fa? Boh. Sì, è vero, te porta, sì, hai detto bene, ti porta sempre a nonostante tu poi contestualizzi la scena, però non sa, Sì. cioè è paradossalmente assurdo, perché se io, appunto, hai detto bene, ma appare un gigante in stanza e lo do per buono. No? Qual è il contesto effettivo che ti porta a dire ok, accetto questa cosa? Perché è importante anche quello, l'accettazione che c'è nella scena. Perché comunque lì si forma un dialogo, no? Cioè lì c'è una comunicazione diretta poi, tra virgolette, tra Certo, Kyle e il certo. gigante. E quindi tu, spettatore, dici ok, per quale motivo io devo accettare il fatto che lui sta parlando con un gigante che poi non, cioè, è una figura, tra virgolette,
che è consigliera, ma che comunque tu non sai qual è il motivo perché si vede in quella maniera. Non Cioè, sai non che c'è una. poteri ha, non sai in che mondo vive, non sai come appare, perché appare, non sai un cazzo. Non sai Ma niente, non c'è riescono a appigli. sciuparlo, secondo me, perché dissemina questi piccoli elementi nel corso della narrazione non spiegabili, e quindi tu già un po' entri nella condizione di accettare qualcosina, passo, un passo alla volta. Cioè, all'inizio un po' gioca sul misticismo. Vero. Quindi c'è sta signora Ceppo, tu dici, vabbè, sarà la matta, poi dice, oddio, forse non è così matta. Poi c'è la figura magari dell'indiano che ha una cultura diversa e quindi magari Certo. hanno un rapporto, che ne so, con la natura, con le divinità, e Esatto, dici, ok, ci sono dei momenti in cui qualcosa non torna, non è spiegabile. Quindi piano piano, piano piano, passo dopo passo, e poi arriva boom. La cosa che tu riesci ad accettare proprio perché sei in un mondo che non ha le regole convenzionali, esattamente come le accetti nel sogno. Cioè, quando noi sogniamo, magari in onirico, determinati completamente sogni, onirico. cioè nel momento decidiamo di volare, lo facciamo, non Sì. ci sembra neanche strano. No, anzi, per Quello, noi è esce ecco. naturale, no? Però penso sia una delle cose più difficili farti accettare questa cosa qui. Tant'è, ripeto, che è praticamente unico. Cioè, se un altro regista si permettesse di fare una cosa così fuori dalle regole che ha costruito fino a quel momento, probabilmente risulterebbe cringe. C'è cioè una scena del È genere. infatti l'unico film che ha fatto che, tra virgolette, sembra fatto apposta, anche perché insomma lì in quel punto, in quel momento lui vuole dire un attimino, ok. Non dico mi adeguo, ma cerco di entrare nel ramo del canonico. È una storia vera, ad esempio. Che per quanto Sì. sia alla fine, sia una sorta di. Io l'ho sempre percepito un po' come una sorta di lascito e una sorta di remissione personale. Una sorta di dire, come dire, scrivo questa storia perché devo dimostrare a me stesso che devo prendermi una sorta di pausa. Da come sono Sì, è realmente. Non. strano. Poi guarda, queste sono pure magari illazioni, interpretazioni che possiamo fare sull'intento di Lynch. Diciamo che è Non è più. palese che sia l'opposto di Inland Empire o Mulan Sì, Rise. È è una una specie di tipo pacifica. riappacificazione con il mondo, sembra più che altro. Cioè, devo mettere a Sì, ma posto qualcosa. sì, è strano, ma in realtà, ragazzi, è esattamente l'opposto di Strade Perdute. Cioè, Strade Perdute, e quella è una storia lineare, in realtà, che poi non è neanche vera, perché è straight story, una storia lineare. Infatti è quello, punto A, punto B. Assurdo, no? Perché tu dici, cazzo, mi aspetto che adesso, anche forse, non lo so, distruggere le aspettative del pubblico, ma ripeto, queste sono speculazioni. In realtà non succede fondamentalmente un cazzo, però è comunque un film pregno. E Sì. non No. è piagnone, però, perché film, ripeto, che ragionano sulla senilità, sul percorso di un uomo, eccetera, sono magari costruiti con una certa enfasi, anche quelli belli, non so, Eastwood, magari anche l'ultimo film ha delle cose che possono essere simili, cioè un uomo, un road movie fondamentalmente. Questo è un road movie, però strano. Tu dici, ma che cazzo fa questo che pia un trattore? Non Para trovare capisci fratello. bene, però a livello di sceneggiatura non c'è niente di No, strano. no, è Film lineare, è super come parto. lineare, è come da No, titolo. esatto, è più che altro un'interpretazione, perché lì sembra veramente che il soggetto deve veramente fa un po' come ha fatto Lynch stesso, ovvero riprendersi dei tempi suoi, come dire, io ho fatto il mio percorso di vita, devo riappacificarmi con mio fratello e quindi faccio questo percorso alternativo che non è quello consueto. Prendo il trattore, mi faccio quant'era, 500 km, quanti erano, non mi ricordo quant'erano, perché mi devo Niente. riappacificare con me stesso. E con quello che ho fatto nel mondo che ho magari presumibilmente per me era perfetto, in realtà però era, poteva essere sbagliato nei confronti degli altri. Quindi è una sorta di patto, no? Sembra un Sì, ma patto con poi se. anche a livello di percorso che abbiamo citato prima, no? È giusto che lui abbia fatto un film di quel tipo, perché hai provato l'estremo opposto, quindi assenza di sceneggiatura, no? Che è Inland Empire, forse l'esempio massimo. Cioè, sceneggiatura scritta giorno per giorno, cose inserite. Quindi distruzione della canonica regola di sceneggiatura, invece lì è l'opposto, proprio super Quello, semplice. Punto A, punto semplice. B, fine, fine, Sì. fine, poi il resto. Stesura Non. veramente povera perché anche i dialoghi sono quelli che so su una storia vera, non c'è una profondità di dialogo a tal punto da portarti a meditare su una cosa. Lo mediti perché lo comprendi nel percorso. Però esattamente, poi hai detto bene, non è piangione, non è struggente, è No, molto zero. è meditativo. Ma anche quello non c'è mai al cinema di Lynch. Non No, c'è no, non ci mai. sta mai. No, no, Il no. momento piagnisteo, guarda, Non ripeto, c'è. forse un minimo in The Elephant Man. Ma Perché del lì, resto zero.
Perché lì si parla con carta proprio di una condanna fisica. Una cosa Sì, ma anche perpetua, che per comunque me, viene. anche per una roba produttiva, era un film molto controllato quello. Sì, sono d'accordissimo. Sì, sono d'accordissimo su Beh, sai, questo. Anthony Hopkins è una storia comunque biopic, quindi il pubblico di riferimento è quello, non aveva ancora questa valenza contrattuale, invece Eraserhead, Sì, Resident se è vogliamo, la follia introduttiva. sì, se vogliamo pure quello non è una sceneggiatura complessa, ma è una sceneggiatura incomprensibile, Esatto. è il Buñuel in salsa linciana e poi tutti gli elementi che ha messo in Eraserhead l'ha sviluppati poi negli anni. Sì, Sono beh, ha tante cose che sempre ritornano da quel film, cioè tanti. ogni film sembra quasi un figlio meglio sviluppato di Eraserhead, Sì, c'è c'è già sempre tutto lì. la componente a cui attinge Sì. sempre, se vede se... Sì, è percepibilissima sta cosa. Ma è... Beh, Resident, anche quello, ad esempio, che... Pensa, pure io, quando ho preso con Lynch, alla fine non fu il primo film che vidi, lo vidi forse come terzo o quarto addirittura, tornando indietro poi. Quando vidi appunto Resident e pensai, ah, ok, questo è il suo inizio, dissi... Ops, cioè, mi sono messo un attimo nei panni, vabbè, ma ovviamente immaginari, del periodo in cui il film è uscito e nella critica, che su me si è persa ovviamente nell'oblio, cioè, tirar fuori un connotato funzionale a quei tempi era molto molto complesso, soprattutto quando uno fa un esordio come quello, dove comunque trascendi da tutto, no? Vuoi Aspetta proprio... che sono morto. Aspetta, ok. Cioè, proprio andare oltre, no? Perché su me lì spinse molto sull'acceleratore, in quel caso Lynch. Disse, io ci provo. Sì, vabbè, sai, è anche tipico magari di un regista che vuole farsi notare, quindi lo enfatizzo di più. Poi c'è la consapevolezza, cioè la piena dimestichezza del mezzo. A quel punto non hai neanche più bisogno di osare e di ostentare. Sì, no. Quindi quelle cose le dissemini all'interno della narrazione, ma è meno condensato, ok? Quello è un condensato di follia, fondamentalmente. Mamma mia, io mi ricordo quando vidi, te parlo quando, pensa io vidi Eraserhead, sarà stato quando stavo a fare scuola di cinema, quindi parliamo del 92 così, no? E mi ricordo che io ci rimasi sotto, sono sincero, mi ricordo lo vidi col professore del linguaggio, no? E perché ci parlava appunto del fatto che Lynch col suo linguaggio tende sempre a comunque a spiazzare perché vuole raccontare... Cioè, nonostante lui usi poi schemi ufficiali, tra virgolette, manco. Cioè, non è che dici a Lars von Trier che ti fa un dogma dove tu dici le regole alternative, tu segui quelle e. Lui segue quello standard. Ma sembra non farlo, ma in realtà lo fa. E questo è un linguaggio che è fuorviante, ma in realtà lucida, perché quello che diceva il professore, ha reso sempre Lynch per me un fondamentale. Che tra me e me dicevo, cacchio, posso seguire uno schema che è quello consono. Consolidato appunto nel mondo del cinema, ma in realtà so che il mio linguaggio può sembrare agli occhi degli altri qualcosa che esula dal seguire la forma comune, la regola comune. In realtà è quindi, capisci, proprio lì che ho compresi proprio l'arte figurativa sotto forma di struttura personale. Ecco, quello. Cioè, la regola è quella, ma io ti dimostro che se voglio posso smussare a tal punto e tu non ti rendi conto che sto seguendo le regole. Ma tu stai seguendo le mie regole. Pur non avendo appunto seguito un dogma come ha fatto von Trier quando ha fatto Idioti. E cioè, c'ho film che lì, Là, sai. crei altre regole. Esatto. Ed è incredibile. Io infatti mi ricordo rimasi. Cioè, mi scolpì la mente quel film. Infatti, mi ricordo dissi. Cioè, c'ho questi ricordi che dove dissi a prof, ma io mo come torno a Bro. casa? Io gli faccio, ma come torno a casa? Io ho fatto. E lui si mise a ridere. Perché comunque era detto. Cioè, lui diceva, infatti, mi ricordo disse la frase tipo: vi faccio un attentato. Come dire, alla vostra sanità mentale. Cioè, vedo come. Ma fu incredibile. Perché poi inconsciamente è rimasto. Cioè, l'ho assolutamente assorbito. Che ogni giorno Reset è un punto di riferimento. Al di là del fatto Sì. che so che è complesso. Ma come è complesso Mulholland Drive? Mulholland Drive, però, fa. Da molti considerati forse il miglior film del secolo scorso. Del 21. Sì, poi quello io non lo No, so, anzi, nel del 21, perché c'è stato nel 2000. senso. Miglior film è addirittura così. Sì, O è del 2000, mi sa, no? 99? 2000, no. Non so, mi No, ricordo se forse era 99 2000. 2000.
Infatti c'ho so. del dubbio in questo momento se erano tra 2000, sai? Comunque, Forse beh. 2000. Però vabbè, sì, poi vabbè, al di là delle considerazioni, miglior film, peggior film, alla fine, quando c'è una linea autoriale così ampia, io tendo sempre a valutare tutto l'operato, no? Quindi non mi metto neanche a dire questo è meglio, questo è peggio, No, ma no, poi esatto. uno va a gusto, ripeto. La cosa incredibile di Lynch è qua, secondo me possiamo concludere che, poi non so se ci sono delle domande, va bene, è che ti rimane dentro, hai detto bene, proprio per il motivo che stavamo esaminando, cioè è un qualcosa che per quanto tu potrai specularci sopra, non riuscirai mai ad avere una soluzione coerente. Mi ricorda un po' il teorema del delirio, no? Di Aronofsky, no? Questo tizio Sì. che vuole spiegare con la matematica un qualcosa di inspiegabile. Ecco, è il processo che tento di fare con i film di Lynch, ma non ci riuscirai mai, non esiste. Cioè, nel momento in cui magari ci riesci, impazzisci, È proprio perché vero. è qualcosa che va talmente fuori dalla logica che ogni tanto ci ripenso ai film di Lynch, cioè dico, porca troia, però quella roba, quell'orecchio, cazzo vuol dire quell'orecchio? Che vuol dire quella Prato. videocamera? Che vuol dire? Perché? È un seme, è un seme che rimane dentro a chi ha un minimo di sensibilità, Sì, secondo me. esatto. Lo sai, ti pongo questo quesito. Io questa cosa che tu hai detto l'ho trovata anche ovviamente in altri registi, tra cui uno su tutti, che penso sia uno dei miei anche riferimenti sempre stilistici e appunto nell'ambito, che è Zulaski. Ad esempio, Possession del Zulaski. Anche lì, quell'interpretazione di possessione, tra virgolette, no? Che ha 2000 interpretazioni in quel caso, no? Non è quella canonica, classica, come tutti vi resumono, ah, è demoniaca, no, qui va ben oltre. Anche in quel caso, io lì trovai, quando vidi il film, molto dei concetti che vidi anche sul film di Lynch, perché comunque anche lì c'è sta questa crepa tra la fuga da una situazione che materializza una situazione alternativa, che è il dramma nel dramma, che scaturisce in follia e questo rimbalzare tra la lucidità di un personaggio che vuole ambire a mantenere saldo quell'unione con comunque qualcosa che ormai è andata in tutti i sensi. E quello è un altro film, ad esempio, che trovo molto in comune con Lynch, e che è un film che ancora oggi trovo devastante psicologicamente. Solo a pensare alla scena, appunto, Anche da metro, ancora scusa. oggi ci rimango sotto. Sì, assolutamente sì. Un altro che mi fa questo effetto è quello di Polanski con Catherine Deneuve. Repulsion, Repulsion. bellissimo, bellissimo. Sì, c'hai anche lì una sorta di spiegazione dal punto di vista di Catherine Deneuve, una follia, quello che cazzo vuoi. Però pure là c'ha degli elementi che dici, porca troia, cioè, vabbè, è il momento del corridoio in cui spuntano. Le mani. Poi Porca troia. Sì. anche lì film che è del 65, Vabbè, 66, quello è dici? stato proprio, ma Sì. infatti pure quello è un film importantissimo, che è Sì, considerato un cultissimo. quello è un Polanski d'autore incredibile. Lì poi, beh, a parte che Catherine Deneuve, che è il suo evolversi, no? Tra virgolette, follia, è incredibile. Cioè, passo passo riesce a Sì. percepire, anzi, e poi anche lì quei grandangolari sui soggetti, come si presentano, come se Il fatto è che fossero. Catherine Deneuve a me ha sempre inquietato, ti dico questo. Nonostante sia affascinantissima, non lo so, nel senso, certi registi sono riusciti a tirar fuori un lato strano suo. Anche Il disprezzo di Godard, non so se l'hai Sì. visto, L'Aimé Pris forse si chiama in originale. E cazzo, c'è la scena che poi è stata tagliata nell'edizione italiana, che è quella che stanno sul letto, che si vede il culo nudo suo. Porca troia, pure là, proprio una No, ma lei ce sensazione l'ha. umana, strana, strana, Lei cioè sì, è. sembra un essere veramente disumano, anche bah, forse è una bellezza, però non è una bellezza, è una bellezza assurda, ma che sembra proprio surreale, cioè si presta bene a queste cose. No, infatti sono E d'accordissimo. Anzi, quando uscì, mi ricordo strano. ancora che quando uscì Revolution in Blu-ray, io presi subito e tutti mi dissero pure la famosa frase: ma come, prendi il film anche in Blu-ray? Fatta, raga, questo è un. Cioè, qui parliamo di un riferimento totale. Cioè, Revolution è anche uno dei miei Polanski preferiti in assoluto, da sempre. Io, beh, io di lui amo tutto, Sì, però sì. beh, Perché però quello c'ha una. Non so per quale motivo. è meno spiegabile di altri. E come anche, se Sì. vogliamo, L'inquilino del terzo piano. Sì, anche. Ma ci ho visto So anche a quei tratti due che sono un po'.
Infatti, Sai guarda, se anche. Rosemary's Baby, cioè, Rosemary's Baby hai un piano interpretativo che è più semplice, Sì, molto ok? semplice. Sai, ci ho Esatto. visto anche un po' di serie, sai, anche un po' quel brand Palma dei tempi delle due sorelle, ad esempio. Cioè, se li puoi ritrovare in mezzo, con quell'idea di quell'inquadratura un po', sai, sempre un po'. Quei micro movimenti Sì. di telecamera angolari, che però in realtà ti avvicinano tanto che sembrano molto dinamici. In realtà sono millimetrici, no? Per il discorso di campo. Però che in realtà ti tengono in quiete perché senti proprio il peso della psiche del personaggio come sta vivendo la scena. E sta cosa qua, Lynch. Diciamo che questo potrebbe essere un triangolo molto interessante. Comunque è così, per Molto, Polanski. molto, è infinito. Pure De Palma, per esempio, è un altro che sì, ha questa cosa, ma a differenza di Lynch, come dicevamo, ha dei riferimenti molto evidenti anche nella cultura, diciamo, del Cristo. Cioè, nel senso, Sì. è quindi comunque una connessione con la religione nostra. E quindi lo comprendo di più. Pure là, qual è la religione del film di Lynch? Boh, si sa. No, no, Lynch no, 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 è la no, sua, no, boh, è c'è la sì, no, qualcosa della cultura, diciamo, dei nativi americani, ma che qualche dice se accenno altro, proprio. non Lui si è sa come. bene, capito? Però questa è una cosa bella, che è come se lui non volesse avere contaminazioni da cose che Esatto. contaminano effettivamente, che comunque Sì, plasmano. è certo, Denaro, perché cosa? Il religione, cattivo è politica. cattivo tenente, che è un capolavoro, è cattivo tenente, però c'è la scena della chiesa, no? Che è evidente, vedi lì. E quindi c'è un riferimento che tu conosci. Di Lynch Esatto, no, lui ti non c'è allontana Cristo questo. nel film di Lynch, Ma lui che ti allontana. esiste Lui. Dio, boh. No, se, no lui, cioè lui fa sempre in modo che ti allontana dalle certezze. Esatto, E e la questo è. religione, come hai detto tu, è un dogma, quindi hai più certezza di quella. Esatto, infatti politica, denaro e religione spariscono con Esatto, Lynch. bravo, bravo. Abbiamo Spariscono trovato una proprio. bella analisi. Esatto, Spariscono. politica, denaro, religione, sì, Spariscono tre proprio. Se. fondamenti della società, Esatto. se ci pensi. Infatti, che fatti ci allontana. Dice: aspetta, te porto da un'altra parte. Lo fa sempre per un accogliente, ma poi te purga. Detto così. Beh, vedi, questa cosa per esempio l'ho sempre avuta dentro, ma non mi è mai uscita fuori, perché molto spesso le cose, mentre le racconti o le scrivi, riesci a materializzarle, no? Vedi, a forza di ragionare qualcosa capisci. Lui lavora anche inconsapevolmente su questo, quindi ti leva tre certezze essenziali per l'essere umano, essenziali, Sì, sono essenziali, che hanno sempre guidato l'equilibrio. l'essere umano, sempre Il politica, presunto nel senso che anche equilibrio. l'uomo ha sempre dovuto amministrare gruppi di persone, denaro che poteva essere baratto, comunque moneta di scambio, quello che cazzo Certo. vuoi, e divinità. Via. Via. Non è roba per me, non è roba del mio cinema, è per questo che tu non c'hai riferimenti e quindi, come dicevamo, sei disposto ad accettare un mondo che non ha le regole del nostro. Esatto. Infatti ti fa perdere, perché poi tu sei disposto a seguirlo perché lui è bravo a dirti accomodati, mettiti comodo, no? Seguimi. E quindi sei convinto, dici, ok, ho questa nuova possibilità, chiamiamola, no? Ma sa anche lui che quella possibilità a te ti creerà un problema, perché lui ne è consapevole che se lui ha fatto un percorso dove quei tre fondamenti sono superflui, al di là di tutto quanto, o li vede come qualcosa di in più, ma. Per gli altri sarà la stessa cosa, è questo quello che lui fa e ti crea. Ti fa aprire il baratro sotto i piedi. Sì. Prende pure per il culo, secondo me, sta cosa con Twin Peaks 3 nelle parti delle slot machine, no? Che questi effettivamente vogliono speculare, lui che vince, no? Però pure là in realtà non mi frega un cazzo a nessuno. Cioè, questi soldi, sì, magari sono dei McGuffin, però non, Sì, ma non gli alla interessa. fine non li percepisci come soldi, cioè, Come valore, non gli è dà proprio, non valore, è gli dà. una moneta di scambio nel suo mondo. No, non gli dà proprio valore, è come se fosse quantitativo, però cioè, dove perde proprio così, c'è cioè, proprio l'essenza di quello che l'essere umano percepisce quella cosa, Eh cioè sì, toglie un è distrugge perché proprio sì, è il come valore. sì, è esattamente il discorso dell'onirico, no? Quindi nei sogni non è che tu puoi utilizzare la moneta Esatto. come merce di scambio, non vale. No, non, esatto, non esiste Non proprio. vale un cazzo. Sei Perché? libero. Perché la Sei moneta esatto. che cos'è? È una cosa creata dall'uomo. È uno schema che l'uomo ha creato per risolvere dei problemi. Se ti vuole risolvere questi problemi. Ma infatti Ti il vuole mettere dei sogno. teoremi del delirio.
Esatto, ma infatti il sogno, no? L'essenza dell'oniricità è proprio l'essenza della libertà umana. Nel momento in cui a un uomo tu togli il sogno, togli la sua essenza, perché detto bene, noi viviamo la nostra realtà attraverso gli schemi che sono stati costruiti a tal punto per poter avere un equilibrio, tra virgolette, di unione, di comunità e di collettività. Però fondamentalmente ogni essere umano è un individuo e ogni individuo ha un suo cosmo interiore, un suo percorso interiore. E la cosa bella del Lynch è che dice proprio questo, dice tu sei quello che sei, non quello che ti fanno credere di essere perché tu segui un percorso che gli altri vogliono da te. E questo è Esatto. Infatti, interessante che fa Lynch. qual è forse l'elemento che più crea una percezione di solidità nell'essere umano? La casa, il terreno sotto i piedi. E che succede al Bravissimo. finale di Twin Peaks 3? Fine. Vero. O Sono d'accordissimo. anche l'anno, no? Il Sì, tempo. che anno siamo? Anche il Fine. tempo è una convenzione, alla Certo. fine. Ma sì, E perché allora noi l'uomo, siamo noi abituati a abbiamo scandire. deciso che Perché noi siamo abituati a scandirlo. avanti, Effettivamente se lo scorre. torniamo pure al discorso della religione, avanti Cristo dopo Cristo. Boh, che anno Boh. siamo? È bellissimo. Infatti quel finale ancora oggi è una bella botola che sta sotto i piedi, eh. Porca puttana, che sei matto. No, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Veramente, no, no, ma. No. Comunque, visto che comunque mi hai detto che poi, giustamente, è da fare, giustamente l'orario, non voglio portarti più via più tempo, dai. Perché mi sembra proprio che comunque. Comunque, ti voglio ringraziare innanzitutto per il tuo tempo qui. Anzi, ti dirò, io, se ti fa piacere, mi piacerebbe invitarti anche a parlare di altri autori, perché mi piace moltissimo proprio questo scambio. Cioè poco comune, poco consono, come dico sempre io, meno mainstream ma più analitico, ecco, no? Tempo permettendo, Ma volentierissimo, guarda, io già ti certo. stimavo, altrimenti non avrei manco accettato. Te ringrazio Come la mia. vedi, diciamo che domenica è l'unico giorno in cui non lavoro, l'ho dedicata a te, anche se per poco, perché comunque alla fine è la nostra passione comune, se vede Certo. anche dalle cose che fai, quindi mi fa piacere quando c'ho tempo, ecco, chiacchierare un po' libero, magari Lì, anche certo. da imposizioni, ripeto, Ma è dovute al normale. lavoro che ho, cioè, una roba del genere ovviamente non la potrei fare nella trasmissione che conduco, queste No, ovvio, no, no, ti quindi capisco fa piacere, perfettamente. Però mi ha fa fatto piacere. veramente tanto, tanto piacere. Spero che anche il pubblico in chat sia stato comunque contento del fatto di sentire finalmente parlare, come diciamo noi, di Lynch in maniera, come ci dice a noi, consona, bella pregna, no? Bella consistente, cosa molto, molto Ci si prova, dai, importante. ci si Eh prova. sì, dai, perché alla fine, guarda, tutti pensano che sia, ripeto, come maggior parte delle persone da fighetti, in realtà, raga, qui si tratta di linguaggio, e il linguaggio è complesso, il linguaggio va scoperto, e soprattutto, come dico sempre io, bisogna essere disposti a un'apertura mentale tale che questo percorso uno lo voglia intraprendere veramente, è un percorso, come tutte le cose, o inizi e cammini e non ti fermi più, vai avanti finché non arrivi al punto che tu credi sia più perfetto, cioè, perfetto no, ma sia consono per te, oppure rinunci, manco fai il primo step, manco fai il primo passo. Per questo dico sempre, ragazzi, è importante questo. Quindi, ragazzi, io intanto vi rimando a stasera, perché stasera facciamo un'analisi su Nope, che è uscito il trailer nuovo appunto di Jordan Peele. È uscito proprio il trailer nuovo, quindi farò un'analisi con loro del trailer e su quello che si aspetta, non so, in generale. E quindi, ragazzi, io vi saluto e vi appuntamento a più tardi, quindi verso 21:30. Ringrazio Davide appunto per essere stato qui con noi e che mi ha fatto veramente tanto piacere. E mando il cartello e ci vediamo appunto questa sera. Ciao a tutti ragazzi, a Ciao. dopo. Ciao ciao.